nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Isernia. Siamo in un luogo simbolo della città, il santuario, l'eremo dei Santi Cosma e Damiano. Siamo con Peppino Viscovo in questa data, 3 marzo 2019, che lo ricordiamo, poi è anche l'anniversario dell'istituzione della provincia di Isernia, quindi diciamo un giorno importante. Peppino Viscovo ha voluto ringraziare invece Nostro Signore, in particolar modo i Santi Cosma e Damiano, per quella che lui ritiene una grazia, perché diciamo ha voluto portare una testimonianza di fede, un racconto anche di quello che è accaduto negli ultimi mesi, una situazione di salute molto seria che è stata risolta poi brillantemente. Allora, Viscovo, partiamo proprio da questo, perché diciamo l'esigenza di ringraziare i Santi Martiri, ma anche insieme alla comunità che tutte le domeniche praticamente frequenta da un punto di vista diciamo di fedele, proprio in questo giorno. La fede è una cosa importante, qualsiasi tipo di fede e cultura. Tu puoi credere in Dio, puoi credere in qualsiasi altra cosa, purché credi in qualcosa. Io ho creduto nella mia conversione, è valsa quella dalla ragione di pregare molto. Il mio intervento è stato un intervento a cuore aperto e poca gente a volte ce la fa, ma la cosa bella è che ho trovato spazio dall'ospedale di Isernia con il dottor chiaramente Carlo Rivieri, e poi tutto pronto, come se fosse stato uno start-up continuo, certosinamente. Ma quando sono arrivato mi hanno portato alla Cattolica, perché io non lo ricordo, è stato questo luminare che ho trovato lì per caso per dire: ma lo salviamo, perché deve morire? Perché erano scettici i medici quanto la dissezione della aorta e praticamente ti ha 3-4 minuti di tempo. Ma io vedevo queste immagini, ma non è illusione, non è come si dice esibizionismo, no, è la verità. Io vedevo queste grandi immagini davanti a me, diceva: non preoccuparti perché sarai salvato. Quindi ho continuato ad avere questo consiglio di questi santi martiri, e siccome tutte le domeniche faccio le letture e sto qua, ho avuto il coraggio e la grande soddisfazione di ringraziarli, approfittando che sempre delle Molise mi sta vicino. Ho detto: guardi, venite perché la cosa è troppo bella. Ma quello che vi dico è che io purtroppo ho una seconda vita, non sono più quello di prima, non è che posso fare quello che, però comunque cammino, comunque sto con voi, perché praticamente quando si ha una sostituzione valvolare aortica, io qua ho portato dei fogli, della radice aortica, dell'aorta ascendente e di porzione iniziale dell'arco aortico, beh, ditemi voi come stanno le cose. Ebbene sì, devo ringraziare veramente la sanità, che con la Cattolica salvano un sacco di gente. Quindi a questo punto io dico e diffondo anche attraverso questa emittente: se è possibile avvicinarsi a Dio, bisogna seminare, come dice un passo del Vangelo, un grano, due grani, tre grani. Io devo continuare a seminare i tre grani per poter produrre, lasciare agli eredi, per poi ritornare alla casa del Padre. Quindi invito tutti nella preghiera e nella santità quotidiana. Ecco, lei ha fatto diciamo un discorso alla fine dell'omelia di Don Elio, che ha in pochi minuti ripercorso proprio quei momenti diciamo frenetici, vissuti però con tranquillità. Posso testimoniarlo, perché durante il suo viaggio in ambulanza ha ritenuto di chiamare anche il sottoscritto per metterlo a corrente diciamo di questa cosa, consapevole della gravità, ma anche con una speranza dentro, che effettivamente ha sorpreso anche me, che ero dall'altra parte del telefono. Com'è andata in quel giorno diciamo questa serie di coincidenze, chiamiamole in questo modo, che fanno sì che poi alla fine insomma è stato salvato proprio da quello che poteva essere un problema con altri esiti? Prima che io non fossi anestetizzato avevo ancora la parola d'ordine e chiamai 4-5 amici, compreso il Peppe Carriera di Telemorise, compreso un notaio, proprio per dire: ci vediamo all'aldilà. Perché io ero convinto che ormai me ne andavo, perché la bomba orologeria stava per scoppiare. Quando, ripeto, non voglio essere ripetitivo, quando sono arrivato alla Cattolica e c'è stato questo luminare che si è, come si dice, prodigato a dire: lo salverò io, allora il dato è tratto, la grazia è venuta. Ecco, santi traumaturghi, prostrati dinanzi a voi, con animo pieno di gratitudine e di conoscenza, il nostro cuore, il mio cuore e tutto il cuore del nostro popolo, sotto il peso della sventura, voi ci avete consolati, santi martiri. Eravate nelle angustie e ci avete ridonato la vita. A me mi avete ridonato la vita, venendo incontro
in ogni passo. Santi martiri, in modo particolare a voi e il Signore che vi ha incaricato di volgere il pietoso sguardo su di me, su di noi, su tutti. La grazia importante qual è stata? È che trovare il cardiologo pronto, trovare il reparto vuoto, avere tutti i nemici a disposizione, trovare un'ambulanza disponibile, tradare una staffetta da Carpinone in poi che fece lo spazio, queste sono grazie, sono miracoli. Ebbene, io vi dovevo lasciare, non mi vedevate più in San Croce. Si è offerto spontaneamente questo cardiochirurgo che si chiama professor Di Bartolomeo Roberto, che lo citerò a vita. Siamo con Don Elio, che è responsabile anche, diciamo, delle celebrazioni presso il santuario l'Eremo di San Cosma e Damiano Esernia, segue anche San Pietro Celestino, l'ospedale, Pesche, insomma ha una vasta, diciamo, un vasto territorio dove i fedeli possono comunque avvicinarsi a Dio. Tra questo, quest'Eremo, diciamo che è un luogo particolare, un luogo molto caro anche a Peppino Visco, che in questa giornata ha voluto fare un atto di ringraziamento verso San Cosma e Damiano, perché lo ricordiamo, i Santi Cosma e Damiano sono stati un po' la sua guida, comunque, diciamo, anche quando stava bene a un certo punto ha avuto un problema di salute molto serio, adesso è qui oggi per ringraziare. È veramente importante il ringraziamento di Peppino, perché ha avuto una malattia, diciamo così, gravissima, però anche mentre stava nell'ospedale di Campobasso, gli amici, ad esempio io e padre Giampiero, siamo andati lì a visitarlo, a portarlo la comunione, l'unzione. Anche quando mi ha mandato un messaggio per avvisare la gente qua in chiesa per pregare per tutti i malati, in modo particolare per lei, per il vescovo, perché stava 2 mesi che non stava bene e adesso sta bene. Quindi ringraziamo il Signore, perciò lei ha scelto questa domenica, il 3 marzo, per ringraziare, per fare un po' di testimonianza di vita, di fede, per condividere anche alla gente e così l'importanza della fede. Quindi è molto importante la condivisione, io dico dopo l'omelia, subito dopo l'omelia, anche la condivisione, la testimonianza di fede e di vita fa parte dell'omelia, quindi importante, importantissimo anche la gente vedere la testimonianza. Era stata una testimonianza bellissima, importante, grazie. Ecco, Peppino Visco, ma tanti amici sono particolarmente legati a questo santuario, tutte le domeniche appunto si vive, e anche durante gli altri giorni si vive la fede in questo santuario, portando le proprie testimonianze e partecipando alle funzioni. Perché è importante vivere questo luogo in particolare, secondo lei? Sì, secondo me è molto importante, perché sono venuto qua in Italia quasi 2 anni, e soprattutto in questo luogo da qualche mese, però ho visto il vescovo Peppino e veramente è collegato anche in questo santuario, in questo luogo, perché lui è appassionato a questi due santi medici, Cosme e Damiano, e quando sono venuto qua ho visto che partecipava sempre in chiesa per la liturgia, la lettura della domenica ad esempio, e le altre cose. Quindi anche questo è una manifestazione, una testimonianza di fede per me.